chi non è mai capitato durante i lavori a maglia di dover organizzare un cordoncino per legare un collo oppure per chiudere un cappellino da bimbo. Oggi voglio mostrarvi come fare uno di questi cordoncini utilizzando l'uncinetto con un metodo facilissimo. Allora, prendiamo il filato e l'uncinetto adatto al suo spessore. Facciamo il primo, puntiamo la prima catenella e quindi facciamo 3, 1, 2, 3 catenelle. Ora, saltando la prima catenella che troviamo alla base, ne lavoriamo altre due, quindi saltiamo questa ovviamente perché è già lavorata con la prima maglia. Facciamo la seconda. Al secondo punto prendiamo e il terzo. Ora la tecnica è questa. Si lavora senza mai girare, quindi in questo caso dovremmo far scivolare le prime due catenelle, tenerle molto strette saldamente con il dito, con il pollice e iniziare riprendere, scusate, adesso è un po' difficoltoso, riprendere il filo con un gettato e lavorare la prima maglia, poi riprendere la seconda catenella e lavorare la seconda maglia. L'ultima catenella va lavorata allo stesso modo, quindi la si riprende e si tira fuori la nostra maglia di nuovo. Per evitare che ci scappino queste due maglie che dobbiamo far scivolare dall'uncinetto, possiamo utilizzare un piccolo ferro e fare in questo modo: prenderle tutte e due e lasciarle in sospeso così. Per chi non avesse questo tipo di ferro, può utilizzare benissimo anche un semplice stuzzicadenti di legno. Oh, a questo punto, sempre senza voltare il nostro lavoro, riprendiamo il filo che si trova tutto a sinistra e andiamo a lavorare la prima maglia di destra. Ripassiamo la maglia in sospeso sull'uncinetto, la seconda, prendiamo questa maglia centrale, la passiamo sull'uncinetto, riprendiamo il filo gettato e lo facciamo passare nella maglia centrale. Poi prendiamo di nuovo l'ultima maglietta e rilavoriamo in questa maniera. Prendendo il filo sempre, una volta che arriviamo a lavorare la prima maglia di destra e ripartiamo, prendendo questo filo, in pratica non facciamo altro che chiudere lo spazio che si crea tra una maglia e l'altra. Riproviamo di nuovo. Facciamo scivolare queste due maglie sul ferro, lasciando soltanto la prima. Riprendiamo il filo e lavoriamo la prima maglia. Riportiamo la maglia centrale sull'uncinetto gettato e lavoriamo la seconda. Facciamo lo stesso. Con lo stesso modo lavoriamo la terza catenella. Continuiamo spostando sempre le due catenelle e lavorando, ricominciando dalla prima.
Riprendiamo la maglia centrale e facciamo scorrere il filo all'interno in questo modo. Ok. Recuperiamo l'ultima maglietta e lavoriamo anche questa. Come vedete, già il cordoncino si è chiuso. Noi continueremo a lavorare fino alla lunghezza che vogliamo. Lavoriamo ancora qualche giro prima di chiudere. Facciamo scorrere sempre le nostre due maglie sul ferretto ausiliario. Prendiamo il filo, estraiamo dalla prima maglia, recuperiamo la seconda maglia e lavoriamola. Facciamo lo stesso con la terza e lavoriamo anche questa. Quando avrete raggiunto la lunghezza che desiderate, che vi è utile per il vostro lavoro, non dovete far altro che chiudere tutte e tre insieme le maglie in questo modo e fare un ultimo punto. Tagliate il filo lasciando sempre una certa quantità. Estraete ed ecco qua. Alla fine dei cordoncini potrete poi attaccare a seconda di dell'uso che dovrete farne, ovviamente potrete attaccare delle nappine oppure dei pompon. E questa è la tecnica più semplice per fare un cordoncino, che non è oltretutto una spighetta rumena, è proprio un piccolo cordoncino tubolare con l'uncinetto. Ecco qua. Ecco, avete visto, è molto semplice. Non avrete bisogno d'altro che della vostra lana, l'uncinetto adatto e poi, per rendere più agevole la lavorazione, un piccolo ferro a doppia punta o, in sua mancanza, uno stuzzicadenti o uno spiedino di legno. Bene, vi ringrazio per avermi seguito. E ci vediamo al prossimo tutorial. Buon lavoro da Lilla.